Ciao, racconto la mia storia. Io mi presento, sono ingegnere Raimondo Riccardo e ad oggi sono titolare dell'azienda Isolare la Casa. Sono nato nel 1974 ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Vado subito a abitare dove abito tuttora, dove ha sede l'azienda, che è la Cascina Cervino, nel comune di Basaluzzo, sempre provincia di Alessandria. E passo l'infanzia in campagna, dove già si vede la mia indole da tecnico, in quanto mio nonno e i miei prozii si sono sempre occupati di agricoltura con le macchine agricole, e io ho passato la mia infanzia a smontare e rimontare trattori e a cercare soluzioni per, ad esempio, l'irrigazione dell'orto automatiche. Premetto che avevo meno di 6 anni e cercavo per ogni attività agricola che vedevo delle soluzioni che avrebbero potuto facilitare e velocizzare il processo. Quindi ho sempre avuto un'indole tecnico-scientifica fin da bambino. Faccio le scuole nel mio paese, elementari e medie, poi il liceo scientifico lo faccio a Dovada, paese, città qua vicino, sempre in provincia di Alessandria. Mi laureo in ingegneria civile a Genova nel 2001 e poi cerco subito l'abilitazione, poi la professione, la faccio poco dopo la laurea e cerco subito occupazione presso gli uffici tecnici e cerco subito occupazione presso studi tecnici di progettazione. Questo perché? Perché la mia mamma da giovane ha lavorato presso questi studi tecnici e vedeva la figura dell'ingegnere, parliamo degli anni 70, come una figura di un signore che aveva una certa autorità in ambito edile. Ahimè, entrando in questi studi tecnici, vedo che è totalmente all'incontrario. Siamo nel 2001 e tutto sommato l'attività professionale rispetto a quegli anni lì era poi si è insomma. Era abbastanza poco considerata dall'opinione pubblica. A parte questo inciso, faccio progettazione e direzione lavori in collaborazione con dei colleghi più grandi, più esperti di me, ma questo posto mi andava molto stretto perché si trattava di passare 10 ore davanti al computer a fare progettazione e non era praticamente la mia vita. Dopo un anno e mezzo me ne vado. Cerco di collaborare con altri studi tecnici, ma a questo punto freelance, cioè occupandomi a casa di loro pratiche. Faccio qualcosina, ma non riesco a occupare interamente la mia giornata. Allora vado in camera di commercio ad Alessandria e prendo la partita da elettricista. Ho sempre avuto la passione degli impianti elettrici, avevo già un'esperienza personale in casa mia. Inizio a collaborare con muratori idraulici all'interno dei cantieri e gli davo un servizio di impiantistica elettrica più un servizio di computimetrici, preventivazione e tutte le pratiche comunali necessarie per poter eseguire il lavoro di ristrutturazione. A questo punto entro nel sistema, non dall'alto perché ahimè non ho genitori ingegneri, ma dal basso aiutando muratori idraulici. Il lavoro inizia ad essere impegnativo, non riesco a far tutto da solo, prendo un collaboratore per lo studio tecnico e un collaboratore per la parte di impiantistica elettrica. Arriva adesso il mondo degli isolamenti, parliamo del 2003. E come è iniziato? È iniziato perché ho fatto una legge 10, una relazione sugli isolamenti ad un mio amico che doveva ristrutturare la casa della donna che aveva un'intercapedine, e il programma di calcolo mi diceva che dentro l'intercapedine si poteva mettere il poliuretano espanso in sito. Questa tecnica non mi convinceva tanto, anche perché negli anni 70 tecniche di questo tipo aveva creato qualche problema, allora vado a cercare tecniche alternative. In Italia non c'era niente, ma vengo a conoscenza che in Svizzera c'è un prodotto derivante dalla cellulosa. Parto, me ne vado in Svizzera, faccio un corso di formazione per l'installatore di questo prodotto e me ne vengo a casa. I lavori del mio amico vanno avanti, arriva il momento in cui era necessario fare il lavoro.
Non mi lascio per vinto, cerco in Italia gli artigiani che lo facessero, non c'era nessuno. Allora chiamo in Svizzera e dico: fatemi arrivare 20 sacchi. Insomma, che il trasporto costava di più del materiale. A questo punto cosa faccio? Prendo un intero autotreno, 740 sacchi, premetto che me ne servivano 20, per cercare di ammortizzare il costo di trasporto. Lo metto nei magazzini della cascina e a questo punto questo materiale da qualche parte lo dovevo mettere. Inizio a fare pubblicità. Quindi inizio a parlarvi che c'è questa tecnica di riempimento di intercapelli, isolamento dei sottotetti, e inizio ad avere del lavoro perché la tecnica costa poco, sì, la gente capisce il grande valore aggiunto che viene dato, e alla fine assumo altre persone che potessero fare attività di questo tipo, cioè andare in casa della gente a fare isolamenti. Queste persone che erano impegnate durante, diciamo, il periodo che si poteva fare il lavoro, poi, ahimè, arriva l'inverno. Ed inverno è difficile che della gente si metta delle persone in casa che gli facciano dei lavori. Allora cerco di trovare delle tecniche, dei sistemi che, anche se non c'era intercapedine, anche se si era nel periodo invernale, in qualche modo potevo persuadere il mio potenziale cliente a fare un qualsiasi forma di intervento. Allora inizio a specializzarmi in problematiche della casa, ovvero problematiche di freddo, di caldo, di umidità, di eccessivi consumi di riscaldamento, e cercare dei sistemi, oltre a quello dell'insufflaggio, di poter garantire il massimo beneficio al cliente, riducendo il più possibile i costi e queste tecniche sempre attuabili in case abitate ed arredate ogni stagione, in modo che quando vado a fornire una consulenza, fare una preventivazione nelle case, ho più probabilità di acquisire un lavoro e mantenere in piedi la struttura che ho. E da lì poi nascono tutti i nostri servizi, oltre all'insufflaggio, che sono i cappotti interni, i cappotti esterni, il nano cappotto, la ventilazione, i sistemi di risanamento, i sistemi di adeguamento delle condizioni di umidità nei locali interrati, tutti sistemi che massimizzano il risultato, tendono a costare il meno possibile in modo da poter formalizzare dei contratti e devono sempre attuabili in case abitate ed arredate. Ed un sistema questo che manca in ambito edile, perché l'ambito edile è fatto principalmente da tre figure, che sono il tecnico progettista, l'esecutore e il magazzino edile. Processi di miglioramento delle condizioni di case abitate ed arredate non sempre è facile con queste tre figure, che molto spesso non si parlano, perché sono sempre necessari materiali innovativi di basso spessore, di poco impatto. Il magazzino edile non ce li ha. E poi l'esecutore è abituato a posizionare i classici pannelli, non è abituato a posare sistemi diversi o con l'ausilio di macchine. Il tecnico, per quanto talvolta possa fornire una consulenza adeguata alla risoluzione dei problemi, si incappa con dei muratori che non sono in grado o quantomeno non vogliono progredire in tecniche diverse, e incappa in magazzini edili che vendono sempre le stesse cose, tutte condizioni per cui difficilmente il cliente riesce a massimizzare il proprio risultato con costi ridotti. Quindi noi ci troviamo in un mercato particolare, non nel mercato delle ristrutturazioni, non nel mercato delle nuove costruzioni, ma nel mercato del miglioramento delle condizioni abitative delle persone, con impatto sia economico che invasività durante l'esecuzione del lavoro veramente minime. E da lì si è avuto un grandissimo successo in un periodo dove l'edilizia era soggetta a una grandissima crisi. Parliamo del 2003, dove si è iniziato a costruire sempre molto meno, a ristrutturare in modo sostanziale sempre molto meno, ma diventava sempre maggiore l'esigenza di migliorare le condizioni abitative in case abitate ed arredate, minimizzando l'impatto e minimizzando i costi. Ad oggi siamo più di 15 persone che lavoriamo in questa azienda e cerchiamo dei tecnici nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, che ci aiutino a individuare casistiche di problematiche della casa, ovvero problemi di caldo, di freddo, eccessivi consumi di riscaldamento, di umidità,
anche solo la parete fredda, anche problematiche localizzate, possano, nell'ambito della propria attività, recuperare dei dati finalizzati alla redazione del preventivo. Noi redigiamo il preventivo e forniamo al tecnico il compenso relativo alla consulenza che ci ha fornito. Questo crea una rete di professionisti in un mercato che c'è un'esigenza enorme. Per oggi vi saluto. Ciao, grazie.